Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova diretta organizzata da Photocult. Mi presento per chi non conoscesse il mio volto, io sono Jessica Barresi e sono più che felice oggi di presentare questa serata all'insegna della street photography insieme a un graditissimo ospite che è qui in redazione insieme a noi, Stefano Mirabella. Benvenuto, Grazie grazie di Jess, essere venuto qui. grazie a te, grazie a voi, grazie a tutta la vostra redazione, a tutto il vostro staff, sono contentissimo. Bene, io lo presenterò a dovere tra pochi istanti, ma non prima di aver fatto un paio di rapidissime premesse tecniche. Innanzitutto vorrei ricordare a tutti voi che ci state seguendo in diretta che questa serata sarà registrata e che il video resterà disponibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Photocult. Quindi, qualora per qualche imprevisto non doveste riuscire a rimanere con noi fino alla fine, sebbene ci auguriamo il contrario, potrete rivedere il video in qualsiasi momento. Un'altra cosa importante che vorrei ricordare è che potete fare domande in qualsiasi istante scrivendole nei commenti. Questa è una formula che abbiamo adottato nelle nostre prime quattro dirette dedicate alla macrofotografia, organizzate in collaborazione con l'AOVA Italia. Devo dire che la formula ha funzionato, nel senso che si è creata una piacevole interazione con il nostro pubblico, quindi potete dar sfogo alla vostra curiosità in qualsiasi istante, scrivendo le domande appunto, come ho detto nei commenti. A questo punto passiamo alle presentazioni. Signore e signori, Stefano Mirabella, un fotografo che io stimo tantissimo sul piano professionale, ma soprattutto sul piano personale, è docente Leica Academy, è un insegnante presso Officine Fotografiche di Roma. Tiene workshop e corsi di fotografia in tutta Italia. Proprio di recente, lo scorso aprile, è stato direttore artistico dell'Italian Street Photo Festival, che, per chi non lo sapesse, è il primo festival internazionale organizzato in Italia interamente dedicato alla street photography. E Dulcis in fundo è, possiamo dire, fresco di stampa il suo primo libro fotografico, che è intitolato Dom, che abbiamo proprio qui, ma magari sarà lui poi a mostrarvelo Con piacere. in prima persona, e esula un po' dall'argomento di questa serata perché non si tratta di street photography, ma comunque l'abbiamo citato, ci teniamo perché noi di Photocult abbiamo partecipato alla presentazione del volume presso Officine Fotografiche di Roma e lo reputiamo un validissimo strumento per percepire la versatilità di Stefano, la sua sensibilità e consapevolezza fotografica. Quindi, prima di lanciarci a bomba nel discorso Vai. street photography, con la prima di una serie di domande che io non vedo l'ora di fare a Stefano, gli lascio la parola per far compensare questa prima descrizione. Magari ho dimenticato qualche dettaglio fondamentale e non me lo perdonerei, quindi ti lascio presentarti in prima persona al nostro pubblico. Grazie. Guarda, io ovviamente rinnovo i ringraziamenti per questo graditissimo invito e saluto tutte le persone che già ci stanno seguendo. Anche io rinnovo l'invito a fare domande, così diventa, come dire, un'occasione per interloquire, per confrontarci, per magari chiarire anche, no, dubbi, domande e quant'altro. Quindi proseguiamo così. Hai detto, ma guarda, praticamente tutto è stata grande, no? Non Che direi. cosa altro aggiungere? Hai detto più o meno tutto, hai detto tutto, quindi per me possiamo tranquillamente Vado, mi iniziare con lancio. le domande Allora, ho come. dimenticato di dire una cosa importante. Abbiamo in cabina di regia il nostro super direttore galattico Emanuele Costanzo, che sarà la voce fuori campo che leggerà le vostre domande, che ripeto, spero arrivino numerose, quindi farà un po' da filtro e sentiremo questa voce ogni tanto interrompere piacevolmente il nostro discorso. Si spera piacevolmente. Buonasera a tutti. Allora, Stefano, la prima domanda che ti faccio è: nel 2023, quindi parliamo di fotografia contemporanea, quali sono gli elementi che fanno sì che un'immagine possa essere definita una fotografia street? Gli elementi essenziali. E prima che tu cominci, invito anche voi, proprio per rompere il ghiaccio, a scrivere sempre nella sezione dei commenti una, due, massimo tre parole che vi fanno istantaneamente pensare alla street photography. Possono essere dei nomi di autori che vi ispirano, possono essere degli elementi proprio che ritenete essenziali all'interno di una scena di street photography, quello che vi viene in mente di getto. Vai. Subito una bella domandona, l'avevi Sì, sì, sì. promesso e hai Vado iniziato a diretta. bomba. Guarda, allora, cosa dire? Sicuramente
tramite la fotografia di strada proviamo a raccontare il quotidiano. Ecco, metto sempre in evidenza, in grassetto, anche nelle slide, no, dei vari corsi, proprio questa parola, quotidiano. Più che la strada come elemento fisico, che a volte può diventare fuorviante, no? Questa la definizione che ormai ha preso piede, appunto, street photography o fotografia di strada, è assolutamente veritiera, ma in qualche modo l'associazione diretta alla strada può diventare fuorviante, come se senza la strada come luogo fisico non si potesse approcciare a questo genere. E non è così. E quindi, ecco, ci tengo a dire che uno degli elementi essenziali è proprio il quotidiano, la quotidianità. E se questa quotidianità viene vista, interpretata in un determinato modo, può essere, può dar vita a un'immagine che rientra un po' nel genere, nell'approccio di cui stiamo parlando. Quindi ci sono anche foto geniali, bellissime, di grandi maestri, scattate per esempio all'interno di musei o in luoghi chiusi. Quindi è più un approccio, un modo di vedere, un'interazione con il quotidiano che produce poi un'immagine di street. Quindi ti chiedo, è sempre stato così o c'è stata una trasformazione? Perché la mia seconda domanda, noi non sappiamo quello che ci diremo in questa serata, esatto, è questo, però una delle mie domande sarebbe stata, esistono ancora, se sono mai esistiti, i puristi della street photography? Quelli che pretendono che ci siano degli elementi e che escludono dalla street qualcosa che magari accade adesso perché c'è stata un'evoluzione del linguaggio, ma prima non era così e non viene tollerato questo cambiamento. No, sì, sì, è interessante, no, questa osservazione, questo punto di vista. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Magari proprio ce ne sono, continuano ad esserci e credo che sia anche giusto così, un valore aggiunto. Allora, diciamo che la fotografia, il filone, no, di questa fotografia di strada che è arrivata fino ai giorni nostri, parte addirittura dalla fine dell'Ottocento per poi passare ai grandi fotografi umanisti francesi e alla grande scuola dei fotografi americani. Quindi tutto un filone che ovviamente aveva a cuore il racconto dell'uomo, dell'umanità, no? Erano tutti fotografi umanisti. E ancora per fortuna non c'era la definizione street photography, no? Anche se associamo ai grandi maestri il genere, no? Però non c'era questa definizione così puntuale e precisa. Loro ovviamente si consideravano in primis fotografi. E quindi dei fotografi però con un'attenzione, come dicevamo prima, una sensibilità rivolta sia al quotidiano ma in maniera specifica all'uomo che si muoveva all'interno del tessuto urbano che avevano cominciato ad indagare tramite la macchina fotografica. Dopo, negli ultimi anni, come avevi accennato giustamente, qualcosa è cambiato, no? C'è stata una nuova generazione di fotografi di strada più contemporanei che hanno dato vita piano piano ad immagini un po' diverse, ad immagini un po' più surreali, anche se il filone della fotografia surreale che aveva iniziato Bresson, appartenendo in qualche modo a quella corrente artistica e non solo, aveva poi in qualche modo di riflesso, no, accompagnato tutto il movimento. In questi ultimi anni, diciamo, c'è stato un evento, no, quello proprio legato all'inizio del nuovo millennio, quando è nato in Public, che è stato il primo grande collettivo internazionale di fotografi di strada, che nella sua home page recitava i fotografi che abbiamo scelto per rappresentare il nostro collettivo hanno la capacità di raccontare il quotidiano, ma di trascenderlo, di farlo in maniera assolutamente personale. E diciamo che questo è stato proprio, come dire, uno spartiacque. E questo movimento nuovo, contemporaneo, ha dato vita sempre più spesso e con più velocità ad immagini che tendevano ad essere sempre più surreali. In qualche modo, secondo me, anche per adattarsi semplicemente, il fotografo si è adattato semplicemente ai tempi che cambiavano. Non subiamo, i tempi cambiano molto, molto più in fretta ultimamente rispetto a qualche decennio fa. E anche il fotografo che vuole raccontare il quotidiano si adatta a questi cambiamenti e cerca magari immagini che colpiscono di più, immagini che nella
bulimia dell'atto fotografico di questi ultimi decenni devono per forza emergere. E queste immagini tendono in qualche modo ad astrarre il quotidiano, a puntare su un po' quel famoso effetto wow. E a pagarne lo scotto, secondo me, è stata tutta quell'attenzione all'uomo, che invece no, aveva fatto un po' da padrona, per come abbiamo detto, in tutta la fase iniziale del secolo scorso, che è da, appunto, dai francesi agli americani, ma passando anche per i grandissimi fotografi italiani, i grandi maestri che abbiamo avuto. E quindi, come hai detto giustamente all'inizio di questa domanda, c'è stato un cambiamento, una trasformazione. Come giusto che sia, perché poi non facciamo altro che dire che la fotografia è un linguaggio, le lingue in primis si trasformano e si adeguano con i tempi che passano, quindi è normale che accada anche per un genere fotografico. E devo dirlo, giustissimo, assolutamente, e infatti durante alcune riflessioni su questo argomento e anche durante alcuni confronti fatti in altri luoghi, durante dei seminari, e nasceva proprio questo tipo di ragionamento, ma forse non c'ha neanche troppo senso dover recuperare un linguaggio, per forza di cose, un linguaggio o uno stile appartenuto al passato. Vediamo quello che succede. È vero che cambia tutto in fretta, è difficile anche star dietro a tutti questi cambiamenti vorticosi, però vediamo che succede. E secondo me, dato interrotto, scusami, per dire proprio che questo grande effetto wow che fino a 5, 6, 7 anni fa andava per la maggiore, secondo me si sta un po' esaurendo. Ecco, vedo ad esempio nelle foto che arrivano nei vari concorsi, oppure frequentando ovviamente l'ambiente, ormai c'è Instagram più che Facebook, che è diventato un luogo dove nutrirsi, no, di fotografia, dove mantenere il contatto con il genere e con l'ambiente. Vedo che questa tendenza forse in quest'ultimissimo periodo si sta un po' esaurendo. Quindi, ecco, come dicevi, è tutto un'evoluzione, stiamo connessi, vediamo cosa succede. Siamo connessi. Allora, una cosa certa c'è, che nelle tue fotografie l'elemento umano è preponderante, c'è questa quotidianità di cui parli tu. Chiaramente le persone vengono colte in diverse situazioni. La domanda che ti faccio proprio relativa alle persone è: qual è il tuo approccio? Sei più da fotografo camaleontico che cerca di essere invisibile perché spera in una spontaneità del soggetto, o interagisci, a volte ti capita di farti vedere anche di proposito per suscitare una reazione da parte di chi stai fotografando, entrambe le cose? Dici un po' come gestisci il tuo approccio al soggetto, visto che abbiamo parlato dell'approccio al genere fotografico, adesso entriamo proprio nel merito. Assolutamente. Piccola introduzione, ecco, vediamo scorrere, no, alcune immagini dove in qualche modo questa impronta e questa attenzione verso il genere umano ovviamente prevale, però devo dire che ci si arriva, nel senso, mi spiego. All'inizio, quando io ho iniziato ad avvicinarmi al genere più o meno 10-11 anni fa, e all'inizio ovviamente ero stato molto colpito da questa tendenza, no? E quindi le mie prime fotografie tendevano molto ad astrarre, ad arrivare proprio a quel focus relativo all'effetto, a qualcosa che stupiva. Okay? Quindi quella fase l'ho vissuta, l'ho attraversata anch'io, perché era una fase comunque interessante anche dal punto di vista visivo, ma anche un po' per entrare in relazione con un ambiente che non conoscevo affatto fino a 10 anni fa. Quindi tutto quel filone di fotografi di strada che già dal 2000 avevano cominciato a prendere piede, a farsi conoscere. Poi però, proprio perché mi sono interrogato molto su tutto questo argomento e mi sono detto a un certo punto, la fotografia di strada secondo me è un'occasione incredibile per raccontarlo il quotidiano, per stare in mezzo alla gente, per fotografare la mia città, e allora ho detto, troviamo un equilibrio. Non è facile, perché fare delle foto che in qualche modo colpiscono, dove mettere il proprio punto di vista, rinunciando a quell'astrazione che poi decontestualizza, non è facile. E allora è un percorso che ancora
sto in qualche modo vivendo, quello di, ecco, puntare sempre di più al racconto dell'uomo e del suo contesto, perché poi mi sono detto, tra 10, 15, 20 anni, quando magari farò un libro sulla mia fotografia di strada, quando magari qualcuno rivedrà queste fotografie, ecco, mi piacerebbe che da una visione di un tot di un portfolio, da una visione di un tot di immagini, venga fuori non solo il fotografo, ma venga fuori anche l'ambiente in cui il fotografo ha scattato. Perché un altro esercizio che ho fatto spesso e che ho proposto anche ad alcuni miei studenti è fare una carrellata di foto geniali, che io ancora tuttora reputo geniali, però dove vigeva l'astrazione per arrivare all'effetto, farne vedere 10, 15 e poi dello stesso autore, e poi chiedere a chi osservava le foto dove ci si trovava, in quale città ci si trovava, e non sempre la risposta è scontata. E allora è un qualcosa su cui mi sono interrogato, è un qualcosa che su cui ancora sto lavorando. Cerco in qualche modo di trovare un equilibrio, un compromesso tra una foto che colpisce, ma una foto che sta raccontando anche. Questo è una bella sfida. Poi, esatto, è una bellissima sfida e mi piace assolutamente, intraprenderla e proseguire in questa direzione. Poi mi avevi fatto una domanda interessantissima rispetto all'approccio, in qualche modo l'avvicinarsi, l'entrare o meno in relazione con le persone. Anche quello è frutto di un percorso. Infatti dico sempre ai miei studenti, non vi preoccupate, non state lì, perché non si riesce a giudicare né un'immagine né un atteggiamento nel giro di pochi mesi. Bisogna fare un percorso a volte lungo anni, perché all'inizio ovviamente sei un po' più distante per inesperienza, per timidezza, per timore, per paura, perché all'inizio abbiamo sempre paura e timore del prossimo, e invece poi ci accorgiamo che dobbiamo lavorare più che sul prossimo, dobbiamo lavorare su di noi. Siamo noi che ci auto infliggiamo dei paletti tramite un atteggiamento sbagliato, tramite questa paura insita in ognuno di noi. Invece appena ci liberiamo di questa paura, e lo possiamo fare anche e soprattutto grazie alla curiosità e all'amore per quello che facciamo, all'amore rispetto alle persone, perché nella società che viviamo attualmente, dove andiamo tutti di fretta, dove ci scontriamo, tendiamo un po' a odiare il prossimo, no? O a evitarlo, a scansarlo. Beh, la fotografia di strada, almeno per me, è stata un po' una riscoperta, un reinnamorarmi un po' della città, dell'ambiente, osservandolo in maniera diversa, in maniera curiosa, in maniera attenta. E allora quello è un percorso che fai nel tempo. E nel tempo devi avvicinarti, devi andare incontro. A volte neanche facendoti accorgere, no? Con la tua velocità, con la tua esperienza, dalla persona che hai di fronte, ma a volte, perché no, interagendo. Io te l'ho chiesto proprio, scusami se ti interrompo, perché guardando le tue foto mi è capitato più di una volta di avere la sensazione, la certezza che i soggetti stessero guardando in camera. Quindi vediamo, magari quale fai riferimento, magari a quella che ho scattato a Napoli con le ragazzine. Allora, prevalentemente mi viene in mente il progetto di cui parleremo probabilmente alla fine di questo incontro, che è quello dedicato alla Pacis, in cui ci sono proprio delle persone che è come se fossero in posa da quello fondale. Assolutamente, quello poi vedremo e lo analizzeremo dopo. In questa serie di immagini che scorrono, logico che il fotografo di strada, per esempio, ecco, magari quella delle ragazzine che abbiamo appena visto da poco, è verso la fine credo delle slide, ci sono due ragazzine con una rosa in mano e l'altra che si ripara un po' il viso. Lì effettivamente ero veramente a ridosso delle persone, e in quel caso ho voluto, proprio per creare un'interazione che altrimenti non ci sarebbe stata, perché loro mi ero avvicinato molto, esattamente quella che stiamo vedendo ora, mi ero avvicinato molto a questa situazione, le due ragazze erano di spalle, parlavano con l'altra che era seduta lì sulla ringhiera, ma non mi avevano in qualche modo vista. La foto avevo letto che era anonima, c'era bisogno di aspettare, no? E allora questo avvicinarmi, questo mezzo passo ulteriore, quasi a dire, oh, dai, giratevi, perché a me serve queste quinte, questi volti, l'ho fatto.
hai interagito per far sì che accadesse qualcosa di interessante dal punto di vista. In questo caso sì, ovviamente interazione per quanto mi riguarda non significa quando faccio questo tipo di immagini, quindi parliamo di foto spontanee, estemporanee, quelle che rappresentano e che stiamo scorrendo, quindi quelle che rappresentano il mio portfolio, interazione non significa modificare la scena, non chiedo mai a nessuno di fare qualcosa, è solo tramite magari un mio atteggiamento più o meno diretto che attendo, aspetto magari anche un volto che si gira. Poi è capitato anche che durante delle immagini che stavo scattando, proprio per questa esigenza d'avvicinamento, magari ti ritrovi a scambiare una chiacchiera con la persona che hai per forza di cose approcciato. Però lì, ecco, lì puoi scambiare una chiacchiera, puoi metterla a proprio agio e per poi recuperare in qualche modo la spontaneità. Quindi quello è quello che faccio di solito. Anche questo è stato frutto di anni. Le prime foto, ecco questa foto che stiamo vedendo all'interno di una piccola madrassa qui a Roma, a Torpignattara, una foto che probabilmente all'inizio del mio percorso non l'avrei mai scattata per questo senso di vicinanza. È vero che poi i bambini sono più facili da approcciare, però il percorso d'avvicinamento l'ho fatto negli anni, nel tempo, sia per in qualche modo un po' riguadagnare tutto l'argomento, no, di cui abbiamo trattato, quindi l'esigenza di parlare anche di umanità, di volti e di sguardi, ma anche perché poi da un certo punto del mio percorso in poi ho cominciato a usare una macchina fotografica che prima non usavo. Oh, ecco, infatti qui ti interrompo. Vai. Per aprire, visto che abbiamo parlato di concetti, di astrazione, torniamo un po' sul concreto e ti chiedo cosa c'è nella borsa fotografica di Stefano Mirabella. Più o meno, quando tu esci la mattina per fare una sessione fotografica di street, cosa metti nella borsa? Allora, adesso tanta acqua, perché fa un sacco caldo, quindi... No, allora, a parte gli scherzi, acqua sempre e poca roba. Il fotografo di strada deve viaggiare leggero, no? Ce l'ha insegnato Bresson, figuratevi. E quindi poche cose. E macchina fotografica che ormai uso, come ti dicevo, dal 2015, da quando ho iniziato la collaborazione con Leica. Uso una Leica Q, non appena uscita. E l'ho testata all'inizio, proprio era appena uscita sul mercato da pochissimo, e poi è diventata la mia macchina fotografica, una macchina quindi non invasiva, piccola, leggera, perché poi per stare tante ore in giro, in strada, insomma, no? Bisogna essere leggeri e anche agili e quant'altro. E poi niente, batterie ovviamente, poco altro. Mi porto sempre con me un taccuino con una penna per segnare magari delle piccole cose, perché sì, nel senso che quello che ci insegnano i grandi fotografi, che il frequentare troppo spesso uno stesso posto, per esempio il nascere e crescere nella stessa città, inevitabilmente offusca il nostro sguardo, la nostra visione. Se stiamo da troppo tempo in un posto rischiamo di non vederlo mai più, ok? E questo è verissimo. E quindi dobbiamo trovare, la soluzione a questa grande verità. Ce l'ha insegnato Sergio Larrain, ce l'ha insegnato Fulvio Reuter, è una verità assoluta. Però è anche vero che la soluzione sta nella curiosità, come dicevo prima, nell'amore e nella voglia di fare fotografie, di riscoprire la propria città, ma anche nel ribaltare un po' il concetto. Allora, io faccio in modo che la mia città la conosco benissimo, ma appunto, che ne so, il giorno e l'orario e il luogo e una determinata condizione di luce. E poi, ok, quindi appunti fotografici, proprio dal punto di vista, sì, pratico. Esatto, proprio perché ho imparato con l'esperienza che gli stessi luoghi sono diversissimi in momenti differenti della giornata e in periodi differenti dell'anno. Quindi tutte queste cose, è vero che poi sono appunti visivi che ritrovi nelle tue foto, ma molto spesso è anche utile, io lo faccio, no? Segnarmi queste piccole particolarità. Ecco, quando... Soprattutto in vista poi del discorso che faremo magari più tardi sulla progettualità, perché se tu hai in mente di mantenere una coerenza visiva, sì, in una serie di immagini, potresti trovarti
anche alla stessa ora davanti allo stesso soggetto con una condizione di luce completamente diversa, quindi prendere degli appunti anche, per farci un'idea. Assolutamente sì, quindi per la, un po' per la progettualità, per la serialità, ma anche semplicemente per continuare a fare i propri scatti singoli, perché molto spesso ci capita, se soprattutto fotografiamo la stessa città da 10 anni, come faccio io ormai, di ricapitare nei stessi posti, no? Che sono quelli magari a cui sei più affezionato. Io, vabbè, ormai chi mi segue da qualche tempo sa che la Rapacis in primo è uno dei miei posti preferiti, ma Stazione Terni, Stazione Tiburtina, il centro, no? Dove comunque tutti quei luoghi dove in qualche modo gira gente, dove c'è umanità, dove c'è movimento. Quello sì. E quindi, come dicevo, ecco, una macchina piccola, un obiettivo. Ecco, quello che mi è stato tanto utile è il fotografare, avere tramite la Leica Q, avere l'obbligo di fotografare con un 28 mm, quindi con una lente fissa. Quello che ti stavo per chiedere. Vai, la lunghezza focale. No, esatto. No, vai, stai andando. Io voglio interromperti il meno possibile, quindi perfetto. Ci sei. Ti avrei chiesto qual è la lunghezza focale con cui lavori più spesso, quelle con cui pensi di riuscire ad esprimerti al meglio, quali sono le più adeguate per chi pratica questo genere di fotografia? Giusto per dare magari qualche consiglio a chi volesse magari, da domani mattina imbracciare la fotocamera e uscire in strada in cerca di soggetti. E, sì, come dicevo, diciamo la lente con cui ormai lavoro da 7 anni quasi, anzi di più, è il 28 mm. E per me è stato utilissimo. Nel senso che il 28 è una lente, è una focale difficile, impegnativa, no? Perché comunque va riempita e soprattutto devi riempire il frame e soprattutto devi avvicinarti molto. Quindi, però proprio questi obblighi, non avere alternativa, perché mi ero imposto di lavorare con quella macchina fotografica e con quella lente, questa imposizione poi ti aiuta. Dopo l'iniziale periodo di assestamento, poi avere dei paletti da rispettare, ecco, sapere che quel passetto in più devi farlo obbligatoriamente, se no le tue foto non funzioneranno mai, per me è stato utilissimo, utilissimo. Certo, ti fa crescere. Fa sforzare, ma alla fine fai tua, diventa spontaneo qualcosa. Esatto, esatto. Che prima non lo era. Sì, e per chiudere questo argomento, consigli per chi inizia, non c'è, dico sempre, non c'è la lente che vada bene, la focale, o la macchina fotografica che vada bene per chiunque. Ognuno dovrà trovare, rispetto alla propria attitudine, rispetto al proprio percorso, rispetto a chi è veramente, la propria lunghezza focale rispetto alla distanza che ha con il soggetto. E quello è importantissimo. Non è detto che con un 50, ce lo insegna Bresson, non si possano fare fotografie imprescindibili, indimenticabili, e con il 28 mm altrettanto. Quindi rispetto a come siamo, rispetto a chi siamo, troveremo la nostra lunghezza focale che rispetterà la distanza rispetto al soggetto. Senti, c'è un tuo progetto che si intitola Il cielo che in lo stiamo vedendo, però, sì. Errata, che è un po' diverso dal resto, no? Se ne separa specialmente per il fatto che la figura umana di cui abbiamo parlato finora pare non comparire affatto. Ci manteniamo sulla stessa lunghezza focale? Cioè, anche qui tu hai lavorato con lo stesso obiettivo oppure no? Sì, prevalentemente sì. Forse le prime foto, perché questo poi è una serie, chiamiamola, sì, è una serie, no? Che una serie fotografica, quindi diciamo una serie di scatti con un filo conduttore, una tematica simile, comune. All'inizio c'erano immagini scattate con altre focali, lunghezze focali, poi però anche qui ho trovato un po' l'equilibrio sempre con il 28. Poi dipende, sai, se la destinazione delle tue immagini è puntare l'obiettivo verso il cielo, e quindi per forza astrarre, allora ovviamente anche un altro obiettivo può andare benissimo. Però è stato lo stesso, quindi questa è una conferma che una volta che inizi a vedere il mondo con quell'angolo di campo riesci a inquadrarci a tutto con la giusta armonia. Sì. Questo progetto tu mi dicevi che è nato un po'... non voglio dire per caso, però mi raccontavi che ogni tanto succede che tu ti trovi in fase di archiviazione a creare delle cartelle tematiche
ti accorgi magari di aver fatto, faccio per dire, 10 fotografie ai piccioni, mi dicevi, no, e quindi no. Fai la cartellina e poi magari con il tempo esce fuori l'idea di lavorare su quel tema specifico, oltre a continuare a fare le foto che capitano passeggiando per le strade. Quindi com'è andata? Così. Raccontaci il progetto sul cielo. Allora, diciamo, parto un po' dal discorso più in generale che hai fatto. Il fotografo che produce tanto, no? Il fotografo di strada che produce tanto, inevitabilmente ha, nel giro di qualche anno, no? Se riesce a continuare il proprio percorso, ha un numero sterminato di fotografie. Che succede? Che ti accorgi, proprio nel momento dell'archiviazione, che alcune fotografie inevitabilmente sono simili, o hai, come dicevi, piccioni. No, io, cioè, a Roma poi, sì, più piccioni che persone. Più foto di piccioni che, esatto, di persone. Allora ti accorgi che ci sono immagini simili o dalle caratteristiche simili. Allora, che fa? Io, ma come tantissimi, è proprio quasi un'esigenza che poi nasce in chi pratica la street photography da qualche tempo, mettere in delle cartelline nel proprio archivio queste immagini che riconosce simili. Allora io faccio così, ho svariate cartelle dove ci sono, ecco, persone con le mani in testa, i piccioni, qui c'era il cielo, un luogo specifico dove spesso torno, insomma, miriadi di cartelline. E non è detto che poi queste cartelline arrivino poi e vengano alla luce in qualche modo, non è detto, però intanto stanno lì e a decantare, bravissima, che è sempre qualcosa di molto positivo in fotografia. Per quanto riguarda il cielo, è nato tutto da uno scatto singolo che a me era piaciuto tanto e che mi aveva dato soddisfazione, che era quello di quelle tre semirette con il muro bianco, con quella scia dell'aereo, e l'ennesimo, quello era un gabbiano, in quel caso non un piccione, però. E nacque tutto dall'idea, quello scatto singolo, poi che insomma al quale ero particolarmente legato, e che nacque poi è un'altra molto simile, comunque sì, il concetto è quello là, c'è, cioè, un muro bianco, forse è una delle prime, forse non è, eccola qua, questa qua, perfetto, ottimo. E fatta questa fotografia, che poi nasce con lo stesso, perché molte persone quando guardano questa fotografia, no, mi hanno detto, ma questa non è fotografia di strada, è più, sempre per quell'ossessione di dover etichettare, no, la fotografia, dice, più minima, più boh, architetto. No, questa è, per me, fotografia di strada, perché è nata con lo stesso principio di raccontare il quotidiano, ma farlo con un punto di vista marcato, no, solido e personale, invece di puntare la fotocamera dritta negli occhi delle persone, qui l'ho puntata in cielo. Quindi cambia solo il contesto, ma il modo, la modalità di ricerca è la stessa. Ecco, poi mi sono accorto che avevo già fatto qualche altra foto interessante col cielo. Ce n'è una dove il braccio di una statua intercetta un aereo piccolino che volava proprio in quella zona. Tutti gli scatti singoli, esatto. E quindi questa cartellina piano piano ha cominciato a crescere. Allora, quando ti accorgi che c'è in qualche modo, ci sono delle cose buone, discrete dentro quella cartellina, non esci con l'intento di fotografare sempre solo il cielo, però ci fai un po' più d'attenzione. C'è una porzione del cervello che sta attenta a quel dettaglio. Sta un po' più attenta rispetto a la cartella anche nella testa. Bravi, la cartellina, esatto, che immagazzina ogni tanto. Esatto. Un attenzione. Nostro ascoltatore, Riccardo Allevi, chiede se ti capita di fare street notturna. Intanto saluto Riccardo e grazie di essere qui con noi. Allora, street notturna veramente tanto tanto di rado, veramente di rado. Che poi magari è un limite un po' dettato da magari impegni o orari o comunque, esatto, ritmi di vita che poi nel tempo si sono dati piano piano a sviluppare, però non spesso, preferisco, ecco, magari ci sono, ecco, degli orari che preferisco, no? Soprattutto quando decidi che magari in alcune giornate c'è quella luce che può in qualche modo aiutarti anche a raccontare, ma ad astrarre, che è sempre uno dei concetti cardine, come diciamo prima, della fotografia di strada. Ecco, allora prediligo quell'ora che va verso il tramonto. Adesso, in questo periodo, adoro uscire dalle 6:30 alle 8:30 di sera, proprio nell'ultimo
momento della giornata in cui arrivano, la luce si abbassa, le ombre si allungano. Quindi Riccardo, non di sera, ma al tramonto, ecco, più o meno. Però, sì, insomma, perché poi, esatto, come stiamo vedendo, magari alcune immagini poi nascono proprio dalla luce, o meglio, come dice Shanna, nascono dall'ombra, no? Perché l'insegnamento di Ferdinando Shanna, questo nostro grande maestro, patrimonio, no, della nostra fotografia, dice che proprio la fotografia in alcune zone, lui parla ovviamente della Sicilia, dove ci sono questi forti contrasti di luce e ombra, ma non solo, per lui parte dall'ombra. Quindi è vero che la fotografia è scrivere con la luce, ma lui ci insegna che il suo ragionamento parte dall'ombra. Quindi l'ombra che viene lasciata, no, su una porzione di luce, che comunque è l'ombra che racconta. E allora l'ombra un po' l'ho seguita, continuo a seguirla, e anche qui sul mio sito, per esempio, la carrellata di immagini che stiamo vedendo sono frutto di ore passate al tramonto in giro per la città, perché effettivamente l'ombra ti guida tanto e contribuisce, come stiamo vedendo, un po' a rendere più surreale il quotidiano, ad astrarlo, certo, un po'. Ecco, e rispetto a questa che stiamo vedendo adesso, magari se quella persona fosse stata piuttosto che un'ombra, una persona in carne e ossa, non avrebbe suscitato lo stesso effetto. Quindi, esattamente, beh, si potrebbe parlare ore e ore. Ore e ore, ore. Io ore, ore dell'ombra. Mi ricordo anche un libro che si intitola proprio Breve storia dell'ombra, ma non è così breve. È un po' più impegnativo. Però è molto interessante, è veramente una buona lettura. Sì, una buona lettura, una buona fonte di ispirazione, oltre che proprio di preparazione anche storica e artistica, c'è un po' di tutto, te lo consiglio. Semplicemente avevamo nominato, no, Ferdinando Shanna, però ecco, tutta questa serie di foto che abbiamo visto scorrere, dove l'ombra, ma dove anche questo aspetto poi surreale vuole in qualche modo emergere, anche qui nasce tutto dalle contaminazioni, nasce tutto dai grandi fotografi, uno su tutti che, quando iniziai ad avvicinarmi, ad approcciarmi al genere, mi colpì tantissimo, fu Trent Park, questo fotografo Magnum, che proprio nella sua Sydney l'aveva proprio raccontata attraverso le luci, il contrasto tra le luci e le ombre, facendone un libro, un lavoro straordinario, e da quel lavoro poi è diventato Trent Park. Quindi, guarda, se io fossi stato dall'altra parte questa sera e mi avessero detto di scrivere le tre paroline, probabilmente una delle tre sarebbe stata l'ombra, perché è una cosa a cui penso io sempre quando sento nominare la street photography, è proprio l'ombra, e mi rendo conto che le fotografie che hanno più impatto su di me sono quelle in cui c'è qualche gioco con le ombre, quindi sì, avrei scritto ombra sicuramente. Ci sta. Tornando al cielo, il cielo in una stanza, è questo il titolo del progetto, sì, io sì, continuo sì a chiamarlo così. Vorrei includerti in un discorso che facciamo spesso in redazione, anzi in realtà anche fuori dalla redazione, però con i membri della redazione, che riguarda il colore. Abbiamo notato molto spesso, soprattutto in contesti urbani, ma non solo, che si verifica un fenomeno, ai tempi nostri, che è quello che noi abbiamo definito della cacocromia. Ti spiego che cosa intendiamo, perché probabilmente è una parola che abbiamo inventato noi, non credo che esista, ma rende benissimo l'idea. Tu fai una composizione davanti a un soggetto che ti ispira particolarmente, fai tutto quello che dovresti fare dal punto di vista espositivo e compositivo, ma ahimè capita la signora con la canotta giallo fluo, oppure capita un cartellone pubblicitario dai colori improbabili, e a quel punto magari sei costretto a rinunciare a quello scatto, perché c'è qualcosa che disturba o che attira l'attenzione su un elemento che tu non volevi fosse al centro della scena. Ti chiedo, visto che la maggior parte delle tue fotografie sono in bianco e nero, ti capita onestamente di rinunciare al colore per questo motivo a volte? O la scelta del bianco e nero è sempre dettata dal fatto che, come sappiamo, è un po' una questione anche filosofica, no? O qualcosa che ti permette di far concentrare l'osservatore proprio sul soggetto della tua fotografia. Può capitare a volte però che scegli di farla in bianco e nero perché a colori ci sarebbe qualcosa che dà fastidio. Allora, no, o meglio, cerco
o quantomeno all'inizio del mio percorso, adesso un po' più consolidata la cosa, cercavo di non fare questo tipo di ragionamento. Ed è quello che, lo so che all'inizio è praticamente impossibile, all'inizio di un percorso fotografico, essere così categorici consapevoli, no? Però anche ai miei studenti provo sempre a dire, ok, proviamo a ritornare, come se dovessimo ritornare all'epoca della pellicola, dove la scelta dovevi farla a monte. E quindi anche tutti i ragionamenti rispetto a quello che andavi a fotografare, a quello che andavi a cercare, erano fatti in relazione a quello che avevi deciso a monte. Adesso, dopo l'avvento del digitale, questa scelta, ed è secondo me non sempre del tutto positivo, possiamo farla dopo, con la post-produzione ovviamente. E allora, proprio perché la fotografia è tutta una serie di consapevolezze che poi tutte insieme denotano il percorso di un fotografo, partire da proprio questa consapevolezza secondo me è importante. Anche qui ci vuole tempo, bisogna sperimentare, bisogna fare errori, cadere, rialzarsi, però ok, scelgo di fotografare in bianco e nero, scelgo di fotografare a colori. Sarà utilissimo questo, come per il discorso dell'uso dell'ottica fissa che dicevamo prima, no? Dei paletti che però ti aiutino a decidere a priori alcune cose. Poi sono assolutamente convinto di una cosa, che il fotografo deve essere anche bravo e preparato ad adattarsi al luogo e alla situazione che sta fotografando. E allora non sono categorico talebano e dico io fotografo solo in bianco e nero, io fotografo solo a colori. Io sono un fotografo che delega, si affida al luogo, lo cerca di leggerlo, cerca di assorbirlo ancora prima di fotografarlo, e quello che mi comunica il luogo poi cerco poi di in qualche modo riadattarlo fotograficamente. Certo, e questo infatti è evidente in alcune fotografie, penso siano parte di questo carosello che stiamo vedendo, però verso la fine ci sono alcuni scatti a colori, proprio a dimostrazione del fatto che, come dicevi, non sei un talebano che no. Vede tutto per forza in bianco e nero, ma quando il colore ha una funzione, allora nelle tue fotografie a colori è evidente qual è la funzione del colore, perché ecco qui c'è un richiamo cromatico che probabilmente Fa la differenza, no? No, probabilmente, certamente fa la differenza. Qui noi non avremmo dato tanta importanza a quella fiamma che si ricollega all'accendino che sta usando questa persona se fosse stata in bianco e nero. Stessa cosa la foto che abbiamo visto prima, forse nell'altro progetto, nell'altra cartella, voglio dire, con il semaforo e i palloncini rossi. C'è questo gioco che non funzionerebbe se la foto fosse in bianco e nero. Quindi qui si vede proprio che la scelta del colore, certo, ha un senso, perché è dettata da questi giochi. Però mi vengono in mente un sacco di fotografi importanti anche nella storia della fotografia, a partire da Joel Marowitz, a Alex Webb, di cui parlavamo prima, allo stesso Matt Stewart, che è stato ospite di punta, se non sbaglio, all'Italian Street Photo Festival, che non necessariamente fanno la foto a colori perché in quella foto il colore ha un ruolo che aiuta la lettura. Fanno foto a colori, a prescindere. Okay, ma okay, non hai mai questa sensazione, almeno io personalmente, non ho mai la sensazione di cacocromia, come dicevamo prima, guardando le loro fotografie. Allora, adesso ascoltando un po' quello che mi hai detto, mi viene da pensare che sia semplicemente una questione di pazienza, di lavoro meticoloso nella la ricerca del quadro pulito, e di eliminazione di tutti quei file che sì, sarebbero stati perfetti, ma purtroppo contengono un elemento cromatico che disturba e che quindi li fa rinunciare. O se vogliamo essere un po' cattivi e sospettosi, magari c'è della post-produzione molto ben fatta e impercettibile che fa sì che non ci siano. Quello poi, sai, sarà solo in qualche modo l'onestà intellettuale dell'autore, ma anche poi il corpo del lavoro dell'autore a raccontarti se è un autore onesto o no da questo punto di vista. Però secondo me sì, come chi lavora in bianco e nero e lo fa in maniera consapevole, non delegando poi la bontà più o meno della post-produzione
e l'efficacia di si setta per alcuni ragionamenti, ha maggior ragione chi lavora consapevolmente a colori, sapendo che il colore ovviamente è di più difficile gestione, deve fare attenzione a delle cose, no? Ce lo insegna, ecco, uno su tutti, Alex Webb, ha sposato, veniva dal bianco e nero, nel 78 cambia radicalmente dopo una crisi, sposa il colore, ma va a lavorare sul colore dove il colore è predominante. Quindi quello è assolutamente importante. Quello è assolutamente importante. Quindi sì, c'è tutto questo discorso, però secondo me, ecco, per un fotografo che magari all'inizio del proprio percorso, che comunque ancora ha dei dubbi, io consiglio sempre: prendete a monte una decisione e portatela avanti. E poi non è detto che bisogna poi prendere e sposarla per tutta la vita. A volte si può, io ci sono alcuni luoghi, tipo il cielo, tipo, ecco, parlavamo prima di Dom, che è questo lavoro diverso fatto in Polonia, cioè questo è un lavoro fatto a colori, ma qui non ho avuto neanche minimamente il dubbio, l'istinto iniziale di scattare, no, guarda, bianco e di nero, questa, di queste foto non ho neanche mai, post prodotta una in bianco e nero, perché è stato il luogo, l'ambientazione, la storia a suggerirmi da subito il colore. E secondo me un fotografo deve anche aprirsi a quello che il luogo ti racconta, no? Non chiudersi nella convinzione che sia sempre tutto rispondente al linguaggio che sposi. E allora, Roma nelle mie fotografie di strada la vedo a colori, questo paesino in Polonia da subito l'ho vissuto a colori, quindi non mi faccio assolutamente problemi. Roma volevi dire la vedo in bianco e nero. Scusatemi, sì, ho detto a colori. Sì, sì, sì. Roma la vedo in bianco e nero, e quindi le mie fotografie del mio portfolio sono tutte in bianco e nero. Questo lavoro in Polonia l'ho subito visto. Infatti c'era poco fa, un lavoro a proposito Roma. Di Roma e bianco e nero, il lavoro che abbiamo messo in coda, ma soltanto perché è come se fosse un po' una tappa evolutiva finale, diciamo così, rispetto a quelle che abbiamo visto insieme finora, perché si tratta di un progetto a lungo termine, ancora in corso, sì, e che secondo me funzionerà nel tempo, se durerà molto, molto, molto. Io mi immagino che non debba finire questo progetto. No, perché non lo terminiamo. A meno che non mi chiudano la strada, io... Allora, è una sfida. È molto coraggioso come progetto, secondo me, perché... intanto raccontacelo, va, non voglio anticipare niente. Ok, guarda, allora nasce anche tutto questo nasce da uno scatto singolo, che è quello, il primo che abbiamo visto, la mamma che indicava al bambino con il palloncino la parola Roma, comunque, ecco, indicava un qualcosa, è come, questo è frutto di uno scatto singolo, non c'era proprio neanche la benché minima idea di raccontare qualcos'altro. Mi era piaciuta questa situazione dove una mamma, no, provava a raccontare la maestosità della città che aveva, in cui vivevano, in cui magari avevano solo fatto una breve tappa, e nasce tutto come scatto singolo, però questa foto mi è sempre rimasta dentro, nella testa, questo gesto, la famiglia, l'educazione, Roma. E allora, siccome in questo muro della Rapace, è il muro della Rapace, se questo monumento, che al centro del titolo, scusami se ti interrompo, il titolo di questo progetto è proprio, c'è un titolo? Ancora no. Ancora in corso, c'è tempo, è ancora in corso, di pensare al titolo. Sì, sono usciti un paio d'articoli, ogni tanto comincio, no, a farlo guardare, però è un progetto che ancora è in essere, e molto probabilmente se vedrà, io ho intenzione di continuarlo, no, di continuare a scattare fin quando non mi stuferò, e quindi spero più tardi possibile, se poi un giorno verrà alla luce, spero che venga alla luce proprio sotto forma di mostra, magari proprio all'interno della Rapacis, e allora sì, gli daremo un nome, gli daremo magari farò una selezione un po' più mirata a quello che diverrà e quant'altro. Vediamo queste foto, diciamo, il muro nasce tutto da quello scatto singolo. In quel luogo ci tornavo spesso perché è un luogo di passaggio, no? Da Piazza del Popolo si passa al centro proprio di Roma, quindi ci capitavo e ho fatto altri scatti singoli.
E poi ho detto, però a me piacerebbe raccontare il tempo che scorre, il tempo che passa, perché il fotografo di strada è sempre ossessionato da fermarlo questo tempo, no? Da catturarlo quasi. E allora trovarmi un mio luogo dove invece aspettare che il tempo trascorra, no? Io a volte mi fermo lì un'ora e mezza, due ore, sto lì impalato come... conosco la pratica. Esatto. Lì e non aspetto. In strada, ma comunque sì. Conosco la pratica della lunga attesa. Esatto. Anche no, infatti è uno degli aspetti che più prediligo della fotografia di strada, no? Perché a volte il trovare una location e aspettare lì che poi tutto, no, diventi perfetto all'interno di quella location mi dà tanta soddisfazione. E qui ho deciso semplicemente di passarci tempo e di osservare quello che succedeva, le persone che passavano, chi ci si fermava, ecco, di fronte con la maglietta di Maradona, quindi sto fotografando, non so precisamente cosa uscirà fuori da questo lavoro, forse neanche mi interessa troppo, ci sto anche riflettendo mentre va avanti, perché poi mi accorgo che nascono anche dei simboli, no? Ci sono dei simboli lì in mezzo, allora il lavoro potrebbe, perché no, parlare di simbolismi. Proprio pochi giorni fa mi sono confrontato, come spesso faccio, con Umberto Verdoliva, che chi conosce l'ambiente, cioè chi frequenta la fotografia di strada sicuramente conosce, insomma è uno degli autori che più di tutti ha influenzato il movimento, soprattutto qui in Italia. Ci confrontiamo spesso, abbiamo fatto delle riflessioni proprio l'altro giorno rispetto a questo lavoro. Ancora non so quello che diventerà, perché forse neanche mi interessa troppo, mi sto facendo delle idee, ci faccio dei ragionamenti, ma per ora quello che mi piace di più è stare lì e aspettare e raccontare il tempo che trascorre attraverso i miei scatti, senza più l'ansia di dover catturarlo e questo tempo e portarmelo via. Ma infatti quello che ti volevo dire prima io è proprio questo, che ha senso secondo me a lunghissimo termine, perché è un piacevolissimo metodo per catturare i cambiamenti anche della società. Se noi lo immaginiamo tra 500 anni, ti auguro di vivere 500 anni per continuare a portare avanti questo progetto, sì, però so. Vedremo un muro che probabilmente rimane uguale a se stesso, molto simile, mm-hmm, perché insomma il muro difficilmente cambia, ma i soggetti, l'abbigliamento, anche gli accessori di chi passa, c'è gente col passeggino, c'è la carrozza, c'è di tutto, quindi sarebbe un ottimo strumento per registrare i cambiamenti. Che poi è un po' quello che ci hanno insegnato i grandi maestri della fotografia di strada, no? Che erano grandi proprio perché hanno portato avanti il loro lavoro nel tempo, e quindi rivedi le loro foto che hanno raccontato per 10, 15, 20 anni i marciapiedi di New York, ad esempio, le vie di New York, e lì c'è un vero e proprio racconto, un vero e proprio reportage. Come dici tu, il quotidiano che piano piano si trasforma. E quindi il fotografo di strada deve fare una sua strada, deve fare un suo percorso, perché è vero che la fotografia di strada è fatta di scatti singoli, ma tanti scatti singoli nel tempo daranno una panoramica di quello che il fotografo sta vivendo. Concentrato in questo, chiamiamolo progetto, e il discorso si enfatizza, insomma. Allora, ti interrompo un attimo perché vedo un ditino da domanda. C'è una domanda di Alessandro Griccioli. Ah, Alessandro, un saluto, grandissimo. E torna sul libro che hai appena mostrato e che ti invito a mostrare di nuovo, perché Alessandro dice: Dome è un bellissimo libro. L'uso del colore è per te una stilistica che hai usato solo per questo progetto, o è uno stato attuale della tua anima e della tua sensibilità? Grazie Alessandro, tanto ti faccio in bocca al lupo per la mostra e il tuo percorso, e poi ti dico no, è uno stato d'animo che mi è arrivato frequentando appunto questi luoghi. Questo è frutto di 5 estati passati in questo paesino, e come dicevo, praticamente questo paesino, questo luogo, questa fattoria, questo che poi è diventato una sorta di diario di famiglia, io l'ho sempre da subito vissuto a colori, proprio il luogo prima che poi il lavoro fotografico. Questo posto è incredibilmente pianeggiante, è un paesino
che sta a nord della Polonia, in una landa praticamente, no, desolata, fatta di poche fattorie, tutto pianeggiante, quindi vedi solo il verde dell'erba e il cielo azzurro, non vedi nient'altro. Infatti, no, frequentando certi luoghi da cittadino come sono, no? Proprio... Ma c'è io? No, c'è... no, non ti preoccupare. Okay. Vado. Io faccio così, la spettatrice stasera. E quindi, ecco, da cittadino, no, cittadino che abita in una grande città come Roma, è abituato a vedere, no? Il cielo lo vedi solo a spicchi ogni tanto tra un palazzo e l'altro. Lì c'è solo cielo e c'è solo pianura. Come può vedere, magari lo vediamo, ecco, in alcune foto è un po' più chiara la cosa, questo è un campo di grano, lì praticamente è tutto così, campo di grano e questo cielo nuvoloso. Quindi i colori mi hanno da subito ispirato, no, per rispondere un po' alla domanda, e l'ho proprio, ecco, è il luogo che mi è arrivato addosso tramite i suoi colori e non ho avuto nessun dubbio. Quindi anche se, come abbiamo detto, il mio linguaggio continua ad essere così, soprattutto per la città mia, Roma, e quindi per il 99% delle foto che realizzo è bianco e nero, però io mi faccio sempre molto, come dire, plasmare dal luogo. E quindi se quel luogo in qualche modo mi racconta e mi dice qualcosa attraverso i colori, io ci faccio una riflessione sopra. Certo. Ed è questo, insomma. Grazie per la domanda. Grazie, sì. Non so se ce ne sono altre, perché siamo troppo distanti per saperla, ma c'è però un'efficientissima cabina di regia. Comunque, il tuo ruolo di autore a livello editoriale, a quanto pare, interessa molti, perché Riccardo Turini ti chiede, innanzitutto ti fai complimenti perché è sempre un piacere ascoltarti e vedere i tuoi scatti, ma ti chiede quando pubblicherai una monografia con le tue foto. Grande Riccardo, e intanto ti saluto, grazie per la fiducia e i complimenti. Allora, dopo la fatica editoriale di questo libro, che è un'autoproduzione, quindi è qualcosa di cui mi sono occupato a 360 gradi, mi prenderò una pausa di una decina d'anni, no? Allora, rispondo, perché poi la domanda è sicuramente molto molto più interessante della mia battuta. E allora, io non è detto che sia così, perché per esempio facciamo l'esempio di Berengo Cardin, ha pubblicato, mi sembra, più di 200 libri in vita, quindi è proprio una cifra espressiva, un modo di comunicare. Ecco, invece per me il libro vuole essere un qualcosa, proprio il coronamento di un percorso. Qui sono 5 stati, l'ho dedicato questo lavoro all'infanzia di questi bambini in questa fattoria. Una volta terminato lo stato di infanzia, ormai questi ragazzini sono più alti di me, quindi non conveniva più continuare a raccontare la loro infanzia, era la trascorsa, ho voluto mettere un punto, ho voluto chiudere un cerchio, e così farò, spero, per la fotografia di strada, proprio per quello che dicevamo prima, no? Jessica, diciamo che sì, è vero che è tutto incentrato sullo scatto, sulla forza dello scatto singolo, però a me piace pensare in prospettiva. Gli scatti singoli, quando avranno la forza tutti insieme di raccontare un percorso? E allora, quando avrò questa maturità, magari farò il prossimo libro. Poi non si sa mai. Noi intanto ce le godiamo così. Poi non si sa mai. Scuse, sciolte, mischiate. Sì. Ci piacciono in tutti i modi le fotografie di Stefano. Io non so che ore sono, sinceramente non so quanto tempo abbiamo, ma farei un giretto veloce su quelle foto che fanno un po' effetto wow, perché sì, non è sempre necessario, ma ci stanno nel portfolio di Stefano e sono eccezionali. Ce ne sono alcune che sono veramente... ecco, già dalla prima, no? Questa è già molto simpatica, ma ce ne sono un paio in cui c'è un'interazione tra i soggetti in primo piano e lo sfondo, che lasciano a un'altra cosa che non ho, ecco, affrontato con te, ma so che ci tieni molto, dal punto di vista della composizione, mm-hmm. che è un argomento molto vasto, sì. Quindi non riusciremo stasera, ci vuole una serata dedicata alla composizione. Magari. Però c'è una cosa che so che è molto importante per te e che sai padroneggiare benissimo, che è la gestione dei diversi livelli in un'immagine, mm-hmm. no? Quindi ce ne sono, ecco, alcune anche in queste slide, mi ricordo, adesso vado a memoria, dovrebbe esserci una con dei ragazzi in un campo da calcio, sì, che giocano, c'è una mano in primo piano. Racconta un po', magari, a chi non sa qual è l'importanza di questa gestione delle diverse porzioni di un'immagine. Beh, diciamo che
in qualche modo quello fa parte anche del percorso del fotografo, no? Tutti, come dicevo prima, tutti gli autori che in qualche modo hanno contribuito alla tua formazione, che ti hanno plasmato, e io dico sempre facciamoci proprio plasmare dal lavoro dei fotografi, dei grandi fotografi. Prendiamo esempio, all'inizio anche per imitarli, poi dopo troveremo il nostro, la nostra cifra distintiva, il nostro linguaggio. Ecco, quei grandi autori, cito uno su tutti, Paolo Pellegrini, anche se non parliamo di fotografia di strada, ma di fotografia, tanto la fotografia è una, è a 360 gradi, che mi hanno formato attraverso le prime immagini che vidi durante il mio periodo di formazione, no? La capacità di Pellegrini di sovrapporre più piani, di lavorare con i riflessi, quelle sono tutte cose che ti rimangono dentro. Ecco, questo è un ottimo esempio. Sì, quello esatto. Potrebbe essere assolutamente un esempio. E poi un altro su tutti, Alex Webb, no? Chi non è innamorato, no? Chi amante della fotografia di strada non è innamorato di Alex Webb. Alex Webb ti insegna subito, sfogliando il tuo libro, no? Ti insegna subito che la fotografia deve essere stratificata, deve essere su più piani, ci devono essere, come questa dell'autobus, questo è un riflesso, esatto. Sulla, diciamo, il vetro dell'autobus, mentre aspettavo il 60 Express, questo è l'autobus. Questo è un... Io è nata lì per lì, o tu hai aspettato una dozzina di autobus? Bravissimo, abbiamo una dozzina, forse qualcosa in più, perché che mi ero accorto, fermo qui alla fermata dell'autobus, mi ero accorto, siccome alle mie spalle c'era un, diciamo, un cartellone pubblicitario, era un cartellone di un film che reclamizzava l'uscita di un film, mi accorgevo che quando passava l'autobus in questione e si fermava, sul vetro dell'autobus si rifletteva la figura di questo bacio, che era la locandina di un film. E allora sta cosa mi ha detto, vabbè, non prendiamo il primo autobus che passa, magari aspettiamo il secondo, dal secondo sì, siamo arrivati a... Che ce ne vuole, a Roma devi essere proprio motivato. Mezza giornata. Il secondo e il terzo a Roma vuol dire esatto. Veramente che ti porti in porta pranzo e stai lì. E quindi qui è stato frutto di più... Avevo bene o male in mente quello che volevo fare, c'era solo bisogno dell'incastro giusto. Alex Webb, sì, Alex Webb, Paolo Pellegrin, tantissimi autori. E io sono proprio sempre più convinto che dobbiamo continuare a osservare, che dobbiamo continuare a nutrirci di fotografia. Assolutamente, d'accordo. C'è una domanda di... Sandro Segneri. Ah, grande Sandro, ciao, un saluto. Ciao Stefano, la strada sono frammenti di luce e ombre, nella sostanza estemporanee e causali. Ricordi qualche episodio umanistico che puoi raccontarci e che ti ha insegnato qualcosa di nuovo? Ah, ma guarda Sandro, un po' tutto, nel senso, mi spiego. Allora, hai detto sì, è un qualcosa di casuale. Allora, sì, assolutamente sì, però la fotografia di strada, almeno la mia, è trovare un equilibrio tra la casualità, quello che il quotidiano in quel momento vuole offrirti, perché è un dono quello che il quotidiano vuole offrirti, ma la tua predisposizione a riceverlo, a raccoglierlo, e soprattutto anche un'organizzazione mentale che proviene dai grandi autori, che ti dà il là per iniziare un processo visivo, mentale, per provare a organizzare in qualche modo mentalmente il frame. Quindi quello sì è casualità, ma nel mio caso è una casualità controllata, diciamo così. Secondo me bisogna trovare quell'equilibrio. Poi situazioni, sì, tante, molteplici, sarebbe veramente difficile estrapolarne una, ma qualsiasi incontro, sia che produce una buona foto, ma anche che poi ti fa rimanere male perché la foto magari non viene fuori come vorresti, però qualsiasi sguardo incrociato, qualsiasi incontro, qualsiasi cosa per me è fondamentale. Vediamo prima, ecco, uno su tutti, vediamo una foto dell'abbraccio, quell'abbraccio di quella suora, quella era una scena che è rimasta dentro molto, che mi ha colpito molto, che mi ha un po' lasciato il segno, perché era questa giovane suora che aveva preso, sicuramente stavano anche lì alla Rapacis quel giorno, aveva preso i voti, o comunque, sì, credo di sì, che aveva appena preso i voti, e che aveva cominciato ad abbracciare tutti, era una scena stupenda, abbracciava anche gli sconosciuti, che capitava di là, e si era creato un piccolo cavannello di gente, e quel gesto, ma anche dopo il fermarmi a parlare
con lei, con le persone accanto, perché poi per fare una foto così inevitabilmente devi entrare in un contesto e all'inizio anche un po' modificare quella naturalezza, che però poi la si guadagna subito, perché il fotografo dopo due minuti sparisce, tu continui a fare le tue cose. Ecco, un abbraccio del genere, uno sguardo, l'emozione di una persona, no, che ha raggiunto uno scopo, perché lei aveva raggiunto, ecco, quello ti dà tanto. Ma come questa foto, tantissime altre cose. Per esempio, proprio l'altro giorno ero a Sanremo durante una photo walk e siamo scesi in spiaggia, un luogo non propriamente, no, facile per fare fotografia di strada, e avevo avuto proprio l'esigenza di avvicinarmi a una signora che aveva un profilo bellissimo per poi andare a fotografare i bagnanti. Ovviamente mi ero avvicinato così tanto che dopo aver fatto i primi 2-3 scatti ci ho scambiato due chiacchiere. Invece siamo stati a parlare per 10 minuti, mi ha raccontato quello che faceva di solito, la stagione che era un po' diversa dalle altre. Insomma, ogni occasione è buona per creare... Questa è una cosa bella e rassicurante, perché magari una persona che esce anche poco esperta a fare foto in strada teme la reazione negativa del soggetto. Al di là del fatto che si può essere timidi, è pericoloso secondo me a volte, nel senso buono, per carità, non che ci sia il rischio di una reazione violenta, però si può incappare nell'ostilità del soggetto che si vede un obiettivo puntato addosso. Quindi è bello e, dicevo, rassicurante sentire invece che tu hai trovato la strada giusta per mettere le persone a proprio agio, addirittura per interagire, farci una chiacchiera. E il primo, no, giustissimo quello che hai detto, il primo che deve trovare questo equilibrio deve essere messo a proprio agio sei te stesso. Perché sì, quello fa la differenza. Se tu riesci ad essere a tuo agio in quell'ambiente, a volte è questione di tempo, lo dico sempre pure ai ragazzi dei corsi, no, chi inizia è normale, come quando ho iniziato io. Però più stai in strada, più la frequenti e più lavori su questo aspetto, e più sarai tu, col tuo atteggiamento positivo, a condizionare e a rassicurare gli altri. Te lo leggono nello sguardo, nel sorriso. Se sei rilassato, arriva. E la reazione scomposta potrebbe arrivare quando vedono e intercettano in te quel stato d'animo che non è sereno, quando sei tu convinto che stai facendo qualcosa di sbagliato e lo trasmetti agli altri. E lì è facile, ci si deve lavorare su questa cosa. Ci sono due domande che capitano proprio a proposito, una di Fabio Materazzini e un'altra che è tutto sommato assimilabile, di Anna Carla Tani. Quindi leggo solo quella di Fabio, che chiede: per le foto con le persone, come ti comporti con il problema dei liberatori? Non è un problema, nel senso, no. Allora, me ne frego. Allora, diciamo che nell'atto, saprete ovviamente tutti, lo dico velocissimamente, in un luogo pubblico, se vogliamo fare una fotografia, ne abbiamo tutti i diritti, assolutamente, non c'è nessun problema. Ovviamente il problema sussiste, inizia quando dobbiamo pubblicare, è logico. E che succede? Che ovviamente dovresti avere l'autorizzazione della persona e non l'avrai mai, perché il fotografo di strada non si mette, cioè, è impossibile mettersi, che rincorre la gente, esatto, no. E allora io metto davanti l'amore, metto davanti la passione, metto davanti la sicurezza, la convinzione che l'atto fotografico è una delle cose più belle in assoluto, è un atto d'amore. E quindi se mai nascerà un problema, in 10 anni, 12, non ne ha avuto neanche uno. Mai successo. Eppure, insomma, ormai qualche fotografia l'ho pubblicata, l'ho esposta. Se mai un giorno succederà, proverò con tutto il cuore a spiegargli la cosa. Se è nel diritto, ovviamente, della persona far rimuovere la foto dalla mostra, dal libro, dal giornale, quello sì. Con tutto l'amore del mondo proverò a spiegargli, se mai capiterà, che quello il mio è stato un atto d'amore, non è stato nient'altro, e vedremo quello che succede, insomma. C'era un'altra domanda? No, mi sono sbagliata, era già la... Ah, perché le avevi accorpate, ok. Allora, io penso che ci stiamo avviando verso la fase conclusiva, soltanto per scrupolo io vorrei che tu mettessi quella fotografia in cui c'è una specie di murales con degli squali, una persona che passa... Allora, quello mi fa pensare che nella borsa fotografica di Stefano Mirabella,
oltre alla Leica Q col 28 mm c'è sempre una felpa col cappuccio con i denti da squalo, perché tu quella l'hai fatta così. Io non posso credere che ci sia una versione. No, guarda, quello che mi dicono, la felpa la prima volta me lo dicono, quello che mi dicono i piccioni, che lì a destra, che me li porta. No, che, i piccioni ci stanno, perché sono ormai così tanti. No, perché ce n'è qualcuno che magari... Sì, questa ma qua questa è vedendo. Veramente pazzesca. Guarda, io mi sono proprio immaginata questa scena in cui tu la mattina, prima di uscire di casa, ti dirigi verso l'armadio con la biancheria pulita, frughi, no? Dici, ah, oggi c'è pulita felpa la foto. Da squalo. C'è la felpa con il cappuccio da squalo, vado al muro dello squalo. Certo. Questa è la mia. Questa è proprio per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima. Lo sfruttare in senso positivo la conoscenza del luogo, che è vero, come abbiamo detto, che può annebbiare la vista, può stancarti, però se noi cerchiamo di sfruttarlo a nostro favore, invece diventa così. Quello squalo, non quello della felpa, ma quell'altro. La felpa, cioè, tu dimmi la sensazione che hai provato quando hai visto... Allora, io però quello te lo racconto velocissimamente. Allora, sapendo che quello è quella è un antelo che sta dietro davanti alla vetrina di un negozio d'abbigliamento, okay. E passando lì in centro, ovviamente la via che ti porta a Via del Corso, e questo squalo ogni volta lo vedevo, cioè, è come quel taccuino che ti danno pieno d'appunti, che a volte è anche mentale. Allora, io quando io ho incontrato questo ragazzo con la felpa, aveva appena iniziato a piovere, infatti nel fotogramma, se uno fa attenzione, ci sono delle goccioline di pioggia, e questo ragazzo si è messo il cappuccio, ma se l'è messo all'altezza della Rapacis, quindi diciamo 200 metri prima del negozio. E allora la fotografia di strada è anche provare ad anticipare, certo, a previsualizzare, grazie alla conoscenza del luogo. Allora che ho fatto? Lì è tutta una questione di, ok, previsualizzo, ma poi spero. Allora ho accelerato il passo, l'ho superato, mi sono appostato senza dare troppo nell'occhio, ma tanto lui c'aveva il cappuccio comunque, davanti quella vetrina, già avendo in mente la foto. Poi poteva succedere qualsiasi cosa, poteva cambiare all'ultimo strada, poteva passare qualcuno nel momento in cui faceva lo scatto, quello ci sta, fa parte del gioco della street photography. Però è tutto nato da una previsualizzazione, un anticipare. E se tu impari con l'esperienza, non è una dote innata, ma la devi imparare con l'esperienza, ad anticipare anche di pochi istanti qualcosa, è più facile che tu arrivi nel posto giusto al momento giusto. Sì, a parte lo scerzo della felpa, no, ma ci sono abituato. Io me l'ero immaginata così, cioè, tu stavi loro lì davanti a questo muro, che poi non è un muro, mi dici... Sì, è una vetrina di un negozio. E eri lì in attesa che passasse qualcosa, mi immaginavo questo... Quello per esempio ragazzo... era in attesa che passasse... quella modalità che mi racconti è la foto di Lincoln. Mm-hmm. In quella io ero lì sperando che passasse qualcuno, non ovviamente poi simile a quella persona che è passato, credo che stia nel portfolio. Quello è proprio super somigliante, e però lì ero con l'intenzione di fare una foto del genere, ma non il sosia di Lincoln, semplicemente replicare il movimento delle persone che per scendere le scale abbassavano la testa e replicavano la posizione del manifesto di Lincoln. Poi lì la fortuna ha voluto che è passata una persona che era veramente tanto, tanto simile, identica. Eccola qua. La fortuna che premia la perseveranza. Sì, perché... lì però ero proprio fisso, lui non l'ho intravisto da lontano, l'ho solo un po' anticipato, cioè ho visto che ero lì fermo puntando la fotocamera su il manifesto di Lincoln, e lui è una delle tante persone che mi è entrata nel fotogramma. Sono sempre scatti singoli, scusami. Allora, siccome lui l'avevo visto un po' prima che entrasse nel frame, 5-6 metri prima, avevo visto che questa persona era un po' più vagamente interessante delle altre che erano passate finora, ma non ne avevo percepito subito la somiglianza così forte, l'ho fatto solo dopo a casa scaricandole. Allora ho 2-3 scatti di questa situazione. Uno un po' prima, uno così centrale, uno quando si era quasi ormai sovrapposto al cartellone pubblicitario. Però questa sì, è il classico colpo di fortuna che nella fotografia di strada a volte ci vuole. Ovviamente ci devi stare, no? Marcello Gattuso, vai Marcello, insiste, vai. Ti devi buttare nell'editoria, se conosci un editore
e dice nei tuoi workshop, perché hai mai pensato di scrivere un manuale di street? Perché nei tuoi workshop spieghi molto bene le fotografie di grandi maestri, magari sconosciuti a molti di noi. La tua interpretazione della composizione fotografica sarebbe molto utile e pedagogica. Lo so, Marcello me l'aveva, ci siamo conosciuti e incontrati durante un workshop like a Firenze, e già me l'aveva scritta sta cosa, ma guarda, allora, proprio perché insisti, Marcello, la metto lì e ci faccio un pensierino. Ti ringrazio ovviamente dei complimenti e della stima. E c'è un'altra domanda di Riccardo Levi. La consapevolezza di un soggetto fotografato può essere un problema nella street o una possibilità da sfruttare? Riccardo, intendi la consapevolezza, intendi come il saper di essere fotografato? Probabilmente la intendo così. Allora, lì dipende un po' da quello che vuoi tu mentre scatti, no? Abbiamo detto, a volte ti accorgi che ti serve un minimo di interazione perché percepisci che ci sono uno, due, tre soggetti forti, ma magari stanno facendo altro, o capisci che una tantum, uno sguardo in camera verso di te e quindi verso lo spettatore funziona. Quelle sono cose che puoi percepire, puoi provare a... E allora lì non guasta. E sei però tu a deciderlo rispetto a quello che quella persona in qualche modo ti trasmette. Io solitamente sono sempre per rimanere un po' più, naturale possibile negli scatti, più spontaneo, dare l'idea che c'è ovviamente più spontaneità possibile. È logico che avvicinandosi così tanto, cosa che viene imposta dal 28, ma poi da quello che poi diventa piano piano il tuo linguaggio, ogni tanto arriva, no, uno che si gira, un volto. Allora lì o aspetti che ritorni tutto normale, se quello sguardo non ti dice nulla o pensi che sia qualcosa di negativo, o a volte può dentro di te passare l'idea che sia invece qualcosa di positivo e ci lavori sopra. Quindi molto dipende da quello che il soggetto, la situazione ti trasmette al momento. Sono finite le domande. Penso che abbiamo esaurito anche il tempo. Ringraziamo tutti. Un abbraccio perché sì. Io non vedo assolutamente nulla da questa distanza. Intanto mandiamo questa slide in cui abbiamo racchiuso un po' tutti i contatti di Stefano, quindi trovate il suo sito stefanomirabella.com e il suo profilo Instagram e Facebook, che sicuramente molti di voi già conoscono e frequentano quotidianamente, però male non fa. Quindi prendete appunti. E per quanto riguarda Photocult, vi invitiamo a visitare il nostro sito photocult.it, che è il modo migliore per conoscerci, frequentarci, e anticipiamo con questa slide il nostro prossimo appuntamento. Ci vediamo martedì prossimo, 4 luglio. Cambiamo genere completamente, fotografia naturalistica, con Michele Bavassano, che è un fotografo giovanissimo ma molto esperto. Parleremo del suo primo libro fotografico, intitolato Wild Beauty, che è dedicato appunto alla fotografia naturalistica. Racconteremo anche qualcosa dei suoi viaggi fotografici, della sua tecnica, del suo approccio alla natura. Quindi stesso posto, stessa ora, il canale YouTube e pagina Facebook di Photocult alle ore 21. Grazie a Stefano per questa piacevolissima chiacchierata, grazie a tutti voi per averci seguito e a coloro che vedranno il video in un momento successivo sui nostri canali. Grazie Jessica, grazie a tutti. Buona serata, grazie.